Siamo dal comitato elettorale del Movimento 5 Stelle in via Primo Settembre. Qui il clima, mi dicono, è abbastanza sereno e rilassato. Noi abbiamo cercato di raccogliere un po' quali sono le sensazioni e gli umori. Sono tutti molto cauti, nonostante a Roma già il candidato premier Luigi Di Maio praticamente è andato in diretta Facebook a pochi minuti dalla chiusura delle urne esultando. Si stanno seguendo le evoluzioni dello spoglio, soprattutto c'è una raccolta dati che sta andando avanti sui risultati che man mano arrivano dai vari rappresentanti di lista disseminati nei vari seggi elettorali della città. Al momento, con molta cautela, il Movimento 5 Stelle però sembra raccogliere ottimi risultati, risulta praticamente primo in quasi tutti i seggi finora monitorati dai rappresentanti di lista del Movimento 5 Stelle, ovviamente sempre riferendoci a quello che è lo spoglio che riguarda il Senato. Abbiamo qua dei ragazzi del gruppo del Movimento 5 Stelle. Ragazzi, ditecelo voi come state un po' qui seguendo dalla sede elettorale di via Primo Settembre queste operazioni di spoglio. Sono le 2:50, quindi insomma la notte è ancora lunga. La notte è ancora lunga, li seguiamo con molta tranquillità questi risultati, non facciamo trionfalismo e quant'altro, aspettiamo prima il risultato finale per trarne le conseguenze. Ecco, la sensazione qual è così a caldo in questo momento? Ma penso che siamo molto ottimisti e siamo fiduciosi, peraltro siamo contenti perché evidentemente le persone hanno capito. Hanno capito il messaggio e la mission del Movimento 5 Stelle a questa tornata elettorale per queste politiche del 2018? Sì, hanno capito questo e secondo me hanno capito anche quello che hanno fatto gli altri partiti negli ultimi 10 anni. Ecco, avete seguito un po' i dati degli exit poll, delle proiezioni, avete visto un po' insomma il Movimento 5 Stelle dai dati ovviamente che uscivano fuori dagli exit poll e dalle proiezioni, si attestava su un 30% abbondante, staccando appunto Forza Italia, la Lega, il PD che era intorno al 20%, cosa ne pensate? Insomma, come avete commentato tra di voi qui all'interno della sede questi numeri? Rimarcando sempre il fatto che prima vogliamo sempre i dati ufficiali, ancora questo dobbiamo rimarcare, successivamente siamo molto felici ma andiamo sempre con i piedi di piombo, prima vogliamo una certezza per poter cantare vittoria. Ecco, nell'altra stanza si seguono le dirette elettorali nazionali, già ci sono i primi ex ministri, vari rappresentanti dei partiti che parlano, abbiamo ascoltato un po' dal centrodestra, anche rispetto a quello, alle dichiarazioni ecco, che stiamo ascoltando dal nazionale, che mi dite? Ma guarda, secondo me ancora veramente non si può dire molto, c'è cautela e aspettiamo i numeri reali e poi parleremo ampiamente avendo i dati certi. Insomma, si resta qua a oltranza, questo lo possiamo dire. Si resta qua ad oltranza, aspettiamo, ormai facciamo mattinata, aspettiamo i risultati. Ecco, ci diamo appuntamento più o meno a che ora, forza? Sono le 2:50? Due magari verso le 4:30, 5. Va bene, allora intanto noi continuiamo con tempo stretto a seguire cosa succede qui da via Primo Settembre, prima un breve spot e poi continuiamo dalla sede del Movimento 5 Stelle. Allora, qui vediamo, siamo insieme ai simpatizzanti, ai rappresentanti del Movimento 5 Stelle, qui in sede c'è già Francesco Duva, candidato alla Camera, c'è anche Grazia D'Angelo che invece è candidata al Senato, c'è una raccolta di dati che va avanti, ci sono i contatti continui con i rappresentanti di lista, li vediamo un po' al lavoro, restiamo un po' con loro qui in diretta a seguire cosa succede dalla sede del Movimento 5 Stelle.
bravo. Io ho sempre detto la contestazione. Per i numeri da prendere, la zinga Z oppure la legittimamente la campagna elettorale, ma zinga va in cielo, che sezione c'era? Un movimento politico esiste sul territorio, quando avete fatto il numero